Affezionatissimi studenti, buongiorno. Tema della lezione odierna, la velocità. Affronteremo questa tematica parlando del primo cinquantennio del Novecento, che non solo ha visto una progressione tecnologica assolutamente irrefrenabile, ma che è anche testimone di un istinto inarrestabile dell'uomo verso la scoperta, verso l'elevazione delle proprie capacità. Periodo che è assolutamente irripetibile nella storia dell'uomo. E affronteremo proprio questo piccolo percorso parlando di quattro artisti. Il primo è Umberto Boccioni, figura di spicco se non fondatore, se non faro illuminante del movimento futurista, del quale noi presenteremo due opere quest'oggi. La prima è un'opera piuttosto nota, che rappresenta senza dubbio le tematiche del movimento stesso e che si intitola La città che sale, del 1910. La seconda opera che presenteremo di Umberto Boccioni è un'opera più intimistica, delicata, tenera, che mantiene sicuramente il fil rouge della precedente, ma in maniera completamente diversa, offrendo un meraviglioso cameo che andremo ad affrontare sicuramente, e si intitola La strada che entra in casa, è di poco successiva alla precedente ed è del 1911. Secondo artista che andremo ad affrontare, Tullio Crali, fa parte di quel movimento che è una declinazione del movimento futurista, per il quale esiste anche col contributo di Marinetti un manifesto specifico, che è il movimento della aereopittura futurista. Pilota già a 19 anni, Tullio Crali, affascinato dalla meccanica dell'aeronautica, vola, si rende conto che i punti di vista che offre la possibilità di utilizzare questi mezzi meccanici assolutamente all'avanguardia stimola nuove sensazioni, nuove emozioni, e di questo artista particolarissimo proporremo un'opera intensa, vibrante, vertiginosa, che si intitola Prima che si apra il paracadute, ed è un'opera del 1931. Terzo artista, ci spostiamo negli Stati Uniti, Charles Scherer, esponente di uno strano movimento denominato da lui il precisismo, ma questo è solo una curiosità, fa sue alcune tematiche del futurismo italiano, che ricordiamo essere l'unico movimento italiano ad essere stato preso, ad esempio, proprio negli Stati Uniti da un nutrito gruppo di artisti, e realizza un'opera interessantissima, molto americana, e vedremo il perché, che si intitola Rolling Power, è un'opera del 1939, rappresentativa proprio di un certo modo di vivere la velocità che riguarda l'empatia statunitense nei confronti di questo tipo di attività umana e di sensazione che procura. Ultimo artista, Jackson Pollock, artista americano, inventore della tecnica del dripping, che significa colatura, trasformatasi poi nell'action painting, un uomo particolarissimo, nato e vissuto sempre nella campagna americana, ha avuto dei contatti con i nativi americani, e questo è molto particolare, soprattutto nel periodo storico che lo ha visto purtroppo brevemente vivere in questo mondo. Di questo artista presenteremo un'opera ritenuta da alcuni forse la più importante opera dell'arte contemporanea americana, che si intitola Blue Pole, è un'opera del 1952, della quale noi cercheremo di analizzare alcuni elementi che trovo veramente interessantissimi nel contesto del tema della lezione che proponiamo oggi. Cominciamo allora il nostro percorso con Umberto Boccioni, la sua meravigliosa La città che sale del 1910, della quale vediamo immediatamente una bellissima immagine. Eccola. Teniamo presente che il futurismo non è un movimento che prevede il futuro, ma in un certo senso lo anticipa, cioè è un movimento che fa dell'azione la sua caratteristica principale. Più le azioni sono continuative, ripetute nel senso attivamente messe in atto, più il futuro si avvicina. Ecco che in quest'opera, di stampo ancora simbolista, perché il futurismo non è una tecnica rappresentativa, è un modo di porsi. Boccioni ci racconta in una dinamica strepitosa che cosa sta accadendo intorno a lui. Allora, una piccola descrizione formale dell'opera. L'opera è sostanzialmente divisa in tre settori. C'è una fascia in primo piano dove ci sono delle figure umane
che si spostano dinamicamente verso sinistra, una fascia centrale dove vi sono dei cavalli montati da altre figure umane che si protendono anch'essi verso sinistra e verso destra, dando questo senso di potenza e vertigine, e sullo sfondo dei cantieri edili intorno ai quali vengono realizzate delle costruzioni che rappresentano il crearsi del nuovo, lo sviluppo della città e quant'altro. Allora cominciamo a dire che lo stile di Boccioni in quest'opera è evidentemente divisionista, cioè le influenze di Gaetano Previati su questo modo di esprimersi sono palesi, no? Questo tratto filamentoso, questo tratto attorcigliato, no? Che ci trascina verso sinistra per poi sbatterci verso destra nel vigore dei cavalli che interrompono questo ritmo, e questa parte superiore che ci slancia verso l'alto, sono una caratteristica meravigliosa di quest'opera, che vedremo poi svilupparsi nel futuro dell'artista in caratteristiche espressive completamente diverse. Ecco che l'immagine quasi di un tornado di fuoco che si attorciglia su se stesso lanciandosi verso il cielo è proprio una caratteristica del sentire futurista, del sottolineare come sia necessario per qualsiasi persona che affronti questo inizio secolo particolarmente intenso, che ha compreso tra l'altro due guerre mondiali che in maniera piuttosto surreale hanno contribuito tantissimo allo sviluppo tecnico del successivo mezzo secolo del Novecento. Per l'appunto, sia necessario non appoggiarsi all'esistente, al sicuro, a ciò che in teoria ci rende più tranquilli, facendoci ritenere che il consolidato sia il modo giusto per gestire la nostra vita, ma quest'opera ci racconta come invece sia necessario produrre degli sforzi, accettare che il futuro abbia uno sviluppo diverso magari da quello che noi riteniamo giusto, che magari in maniera erroneamente morale o moralistica riteniamo sia corretto per noi stessi o per gli altri. Il futurismo ci obbliga a un'accettazione delle dinamiche umane che a volte sono assolutamente inarrestabili. Quest'opera ci racconta, in questo turbinio di fiamme umane, equine ed edili, esattamente la sensazione che Umberto Boccioni prova affacciandosi dalla sua finestra milanese. Passiamo alla seconda opera, La strada entra in casa, del 1911, della quale vediamo immediatamente una bellissima immagine. Eccola. La struttura sostanzialmente non cambia. Abbiamo degli edifici, abbiamo un'attività frenetica al centro della composizione e delle figure umane. Ma cosa cambia? Cambia il registro empatico. Innanzitutto la figura in primo piano è la madre dell'artista ed è riconoscibilissima, perché Boccioni ha dedicato alla propria madre opere strabilianti, meravigliosi ritratti come il ritratto di Rovereto e quant'altro. La sua capigliatura bianca, il suo fisico sono assolutamente inconfondibili. La strutturazione dell'opera è circolare, pressappoco come la precedente. Vediamo delle case che quasi si chinano, no? Ad osservare ciò che accade all'interno della corte che loro stesse creano con la loro presenza, e oltre alla figura femminile della madre, ai lati possiamo notare su altri balconcini altre figure di persone apparentemente anziane che si affacciano e osservano, chissà se incuriosite, no? O intimorite, ciò che accade sotto i loro occhi. Ma Boccioni cosa ci racconta? Ci racconta che anche le persone anziane in fondo hanno diritto di poter gestire ciò che gli accade di fronte agli occhi e di poterlo accettare in maniera completa e libera, scevra da ogni condizionamento, perché anche nell'età anziana il contributo verso il futuro, verso l'accettazione di ciò che l'umanità va incontro, è importantissimo. E la madre di Boccioni era una donna così, una donna meravigliosamente lanciata verso il futuro, e non mi stupisco che il figlio fosse un futurista. E rispetto a questo quadro, del quale adesso è assolutamente necessario rivedere l'immagine, eccola, Boccioni ci raccontava che la sensazione dominante è quella che si può avere aprendo una finestra tutta la vita. I rumori della strada irrompono contemporaneamente come il movimento e la realtà degli oggetti fuori.
Il pittore non si deve limitare a ciò che vede nel riquadro della finestra, come farebbe un semplice fotografo, ma riproduce ciò che può vedere fuori, in ogni direzione, dal balcone. E poi ci dice, pensando probabilmente a sua madre, e questo è interessante, e lo dice specificatamente in riferimento a quest'opera: i nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo, e i divani entrano in noi, così come il tram che passa entra nelle case, le quali, alla loro volta, si scaraventano sul tram e con esso si amalgamano. Ma questo è assolutamente bellissimo. E in quest'opera che possiamo osservare, queste sue dichiarazioni sono evidenti, perché possiamo osservare che nel cantiere che si sviluppa, no, sotto gli occhi non solo delle tre figure femminili, ma anche di queste finestre che in realtà sono occhi, no, di questi edifici che per curiosità si protendono verso ciò che accade, in realtà alcuni elementi di questa composizione si compenetrano con le figure umane. Se noi notiamo, la figura femminile della mamma ha un cavallo che la sorpassa sul suo fianco sinistro, ha alcuni ponteggi che le attraversano delicatamente il volto e il capo, quasi fossero dei fermagli, e certe sfumature di colore l'avvolgono. Questa meravigliosa, assolutamente incantevole, quasi matissiana, parapetto verde, quel verde milanese, lo stesso verde del famoso drago verde delle fontanelle milanesi, che le permette di affacciarsi con curiosità su quello che accade, ci fa capire come l'intenzione dell'artista è quella di sottolineare quanto sia necessario che il nuovo, che l'azione, che quello che ci accade intorno non debba essere considerato un mondo avulso a noi, qualsiasi sia la nostra età, ma debba compenetrarci per permetterci comunque un'evoluzione, perché lo scopo dell'uomo è evolversi sempre fino all'ultimo secondo della propria vita. I cromatismi, questo viola lilla sulla destra, il meraviglioso tratto ancora divisionista nella parte superiore sinistra, ma l'intensità del cromatismo di tutta la parte inferiore del quadro che si sviluppa nelle delicatezze di questi azzurri e blu della madre, fanno di quest'opera una delle più meravigliose che Umberto Boccioni poteva lasciarci in eredità, anche a testimonianza del suo meraviglioso rapporto con la madre. Passiamo adesso a Tullio Crali. Tullio Crali vola, va sugli aerei, è il 1931, chiaramente è già iniziato il ventennio fascista. Tullio Crali non è un esponente specificatamente di spicco di questo movimento, è un artista piuttosto autonomo, e vediamo immediatamente la sua opera, che ha molto a che fare col senso della velocità umana. Ecco, allora presentiamo la bellissima Prima che si apra il paracadute di Tullio Crali del 1931. Ecco l'immagine. Beh, cosa dire, più vertiginoso di così? Per potersi lanciare con un paracadute ci vuole un aereo. Gli aerei fino a 30 anni prima non esistevano. Dagli anni 30 l'aviazione subisce uno sviluppo tecnologico tale che permette di poter fare viaggiare, purtroppo combattere, e permette alle persone di lanciarsi nel vuoto. E perché quest'opera è meravigliosa? Perché è vibrante. Il suo stesso titolo, Prima che si apra il paracadute, ci fa capire che è l'ultimo istante in cui il personaggio ha la possibilità di salvarsi la vita aprendo il paracadute che ha sulle spalle. E cos'è l'ultimo istante in cui un paracadutista ha la possibilità di aprire il paracadute? È l'istante in cui ha raggiunto la massima velocità che un essere umano non coadiuvato da un mezzo meccanico può raggiungere sulla Terra, cioè lanciandosi nel vuoto. E questo è meraviglioso. L'approssimarsi del terreno è reso con una capacità tecnica, con un picco
piccolissimi dettagli in questa prospettiva che si incunea, no? All'interno della stessa velocità, noi sappiamo che più aumenta la velocità in generale, più la prospettiva si stringe. Cioè un treno lanciato a 700 km all'ora avrà intorno a sé una prospettiva che si restringe, cioè i lati è molto larga e in fondo il punto di vista è molto ristretto e molto ravvicinato. Ecco che è esattamente quello che accade. Ed è bellissimo pensare che il punto di vista dell'artista è in realtà inesistente. Sarebbe difficile immaginare un pittore col cavalletto che segue questa persona e ne rappresenta questo momento anche di ardimento, anche di gran coraggio, mentre raggiunge la massima velocità, però con un atteggiamento deciso, un atteggiamento consapevole, desideroso di comprendere qual è il proprio limite rispetto alla velocità. Ecco, in questa immagine che in realtà gira su se stessa, Tullio Crali ferma un istante di massima velocità, di vento sul viso e dell'avvicinarsi della Terra, e soprattutto ci dà una precisa, chiara e netta sensazione di che cosa sia la forza di gravità. Forza della quale noi abbiamo sempre una scarsa percezione, nella misura in cui siamo abituati, che comprendiamo quando ci cade qualcosa di pesante e dobbiamo raccoglierlo, ma che chi attua questo tipo di azione, cioè lanciarsi col paracadute nel vuoto, ha ben presente che cosa rappresenta per l'essere umano. Ecco, Tullio Crali, con la sua meravigliosa capacità grafica, anche delicata ma allo stesso tempo roteante e inarrestabile, ci racconta la massima velocità raggiungibile da un essere umano senza essere coadiuvato da un mezzo meccanico. Passiamo adesso a Charles Scherer, per l'appunto anticipavamo inventore egli stesso del movimento del precisismo, cosa che sicuramente in parte è divertente. Avevo anticipato che il movimento futurista è l'unico movimento italiano che ha avuto dei seguaci all'estero, e li ha avuti proprio negli Stati Uniti. Uno era per l'appunto Charles Scherer, del quale vediamo immediatamente quest'opera precisistica, ma in realtà anche anticipatrice dell'iperrealismo. Ecco, l'opera si chiama Rolling Power, è un'opera del 1939 di questo gruppo di artisti seguaci, fra virgolette, ma con istanze rappresentative completamente diverse, se non nella rappresentazione delle architetture, che richiamano evidentemente le visionarie centrali elettriche di Antonio Santelia, architetto futurista. Possiamo annoverare, oltre che a Scherer, artisti come Elsie Driggs, Charles DeMuth e la stessa Georgia O'Keeffe, che vivevano anche, no, la costruzione della New York proprio nel momento in cui i più alti grattacieli venivano realizzati. Perché in campo italiano europeo si sviluppa l'aeropittura e invece in campo americano la questione dei treni è più importante? Perché c'è un diverso tipo di sviluppo delle due aree tecnologiche. L'Europa e l'Italia, per conformazione fisica, non hanno mai avuto la possibilità di sviluppare il trasporto su rotaia, montagne, colline, catene montuose e quant'altro. L'aereo si dimostrava molto più consono, no, a essere sviluppato in un territorio di questo tipo. L'America è diversa, l'America è fatta sì di catene montuose, ma è un continente sterminato, un continente dove esiste la frontiera, dove il popolo è stato ed è naturalmente propenso a raggiungere questa frontiera, e il treno è sempre stato non solo simbolo, ma mezzo specifico per poter raggiungere questo obiettivo, non solo fisico, ma un obiettivo mentale e anche filosofico. Sappiamo che negli Stati Uniti fu costruita una strepitosa ferrovia. Da un lato la Western Rail Company iniziò a costruire la sua parte di ferrovia, dall'altro lato la Western Rail Company fece altrettanto. Si incontrarono al centro del continente con uno scarto di 15 centimetri, l'ultima traversina fu inchiodata con dei bulloni d'oro, e questa è la ragione per cui il trasporto su treno, su rotaia negli Stati Uniti ha e ha avuto un'importanza molto maggiore rispetto che in altri continenti. Ecco dove Charles Scherer ci racconta il senso, la potenza e la necessità e la fascinazione della velocità.
negli anni 40 lo sviluppo del trasporto su rotaia negli Stati Uniti era avanzatissimo, vi erano già treni potentissimi per quanto a vapore, e Charles Sellers ci racconta il dettaglio di uno di questi treni. Ecco, è in stazione, è in attesa di partire, le sue meccaniche potentissime, le sue bielle luccicanti attendono solo che il macchinista dia il via allo scarico del vapore, che in questo momento esce compresso dal suo vaso di espansione che vediamo sulla destra, pronto a scaricare tutta la sua potenza su questo meccanismo che da lì a poco permetterà a questo treno di lanciarsi senza alcun ostacolo su una ferrovia dritta lunga migliaia di chilometri senza incontrare alcuna resistenza a velocità folle. Scherer sceglie un dettaglio che è il dettaglio meccanico nel quale la potenza della velocità verrà scaricata sul continente americano per lanciare degli uomini a velocità folle verso l'obiettivo della loro frontiera. Questo è un quadro assolutamente americano, totalmente statunitense, meravigliosamente potente, come è spesso l'atteggiamento degli statunitensi nei confronti di se stessi e del mondo. E Scherer ci racconta un momento comunque futurista, perché nel dettaglio di questo treno ci racconta l'abbreviazione del presente e l'accelerazione del percorso verso il futuro. Ultima opera strepitosa di cui parleremo oggi, Blue Pole del 1952 di Jackson Pollock, di cui dobbiamo immediatamente vedere un'immagine. Eccola, Jackson Pollock, artista particolarissimo, morto in giovane età, sempre vissuto nella campagna americana. Peggy Guggenheim, col suo meraviglioso fiuto, non solo femminile, ma di grandissima esperta d'arte, gli acquistò un piccolo ranch con un fienile dove Jackson Pollock sbatteva le sue tele a terra e sulle quali rotolava il suo corpo nudo per realizzare delle opere strepitose, che hanno sempre avuto difficoltà in parte a essere riconosciute nell'ambito dell'arte moderna americana, subendo degli attriti e dei violenti contrasti, soprattutto da quel club mondiale di coloro i quali ritengono di sostenere che questo l'avrei potuto fare anch'io, dimenticandosi che alcune opere di Pollock in realtà rappresentano delle forme frattali realizzate 10-12 anni prima che le teorie matematiche stabilissero che esistesse, no? La teoria del caos. E questo non è poco rispetto anche alle capacità, no? Espressive del nostro artista, esperto di dripping, di colatura. Egli vive la sua vita attanagliato dall'alcol nel suo fienile e ci racconta con questa opera che cos'è per lui la velocità. Quest'opera è la velocità, perché l'artista era appassionato da auto sportive, viveva in zone desertiche, in zone campestri, e non disdegnava di lanciarsi a velocità folle su queste strade infinite, e già di per sé era una persona che affrontava la velocità sotto l'aspetto fisico in maniera quotidiana, e come solo poche persone sanno fare, perché la velocità non è per tutti. La velocità è un'ebbrezza che necessita di una vocazione per essere goduta. Chi ha paura della velocità lo ha in qualsiasi forma, chi gode di questo può raggiungere velocità folli ed esserne totalmente affascinato. Ecco, Jackson Pollock era uno di questi, e la velocità la godeva non solo nel lanciarsi con le sue meravigliose auto sportive per le sue strade campestri, ma realizzando opere a una velocità folle. Una di queste si chiama Blue Pole e non è altro che l'immagine di ciò che lui percepiva col coda dell'occhio al lato della strada sulla quale volava sulle sue meravigliose Cadillac. E i Blue Pole sono i pali blu della luce che si alternano a velocità strepitosa, deformando la loro verticalità, innescando lampi di luce, raccontandoci di momenti di fisicità, di paesaggi che si confondono completamente, che annullano una prospettiva, tale è
la velocità con la quale lo stesso artista percepisce questi lampi e ci racconta la completa trasformazione di un momento fisico in un momento di rappresentazione della velocità. Cioè non è più un quadro, non è più una rappresentazione, non è più un'espressione. Quest'opera è un evento, è la velocità. I cromatismi sono commoventi, la carnosità, la fisicità dei pali che si intrecciano e schizzano senza soluzione di continuità ci fanno pensare a un percorso infinito. E chi avrà la fortuna e ha avuto la fortuna di osservare quest'opera dal vivo, a queste persone consiglio di non osservarla frontalmente, ma di porsi a lato di essa e osservarla con la coda dell'occhio, e sarà una meravigliosa occasione per vedere esattamente ciò che Jackson Pollock, la sera di quella giornata in cui si lanciò a folle velocità in un tramonto americano, vide prima di rappresentare questo evento straordinario di luce, di paesaggio, di velocità, di strutture che diventano un tutt'uno con la sua stessa anima. A causa di questa sua necessità, di questo suo assoluto bisogno di velocità, Jackson Pollock, l'11 agosto del 1956, si schianta con la sua autovettura su uno di questi Blue Pole. Perderà la vita sul colpo, insieme a lui la sua amante, e una terza persona sul sedile posteriore sopravviverà a questo terribile schianto. Ecco che Jackson Pollock concluderà la sua vita esattamente come la visse, cioè alla massima velocità che la sua anima e il suo corpo gli avevano permesso di raggiungere. Facciamo adesso un piccolissimo riassunto delle opere che abbiamo affrontato. La prima di Umberto Boccioni, La città che sale, del 1910, la seconda del medesimo artista, più tenera, un cameo nei confronti della sua mamma, La strada entra nella casa, del 1911, terza opera Tullio Crali con Prima che si apra il paracadute, del 1931, Spostati negli Stati Uniti con Charles Scheller, il suo Rolling Power, del 1939, e abbiamo concluso Velocità folle con la meravigliosa Blue Pole di Jackson Pollock, del 1952. Affezionatissimi studenti, vi do appuntamento alla prossima lezione. Saluti a tutti!